Non è possibile. Brut, le cose che Annaluce mi ha appena detto corrispondono a verità? Che cosa ti ha detto Annaluce? Annaluce, che cosa gli hai detto? Rispondi, Brut, corrispondono a verità? Ma io sono appena rientrata, che cosa? Cosa corrisponde a verità? Dannazione, Brut, mi vuoi rispondere o no? Ma ti risponderei se sapessi di che cosa stai parlando. Sto parlando delle cose che Annaluce mi ha appena detto. Ho il diritto di sapere se corrispondono a verità o no. Se sapessi che cosa Annaluce ti ha appena proferito, saprei dirti se corrisponde a verità. Corrispondono a verità? Cosa? Corrispondono a verità o no? Ma cosa? Corrispondono. Ma dimmi che cosa! Che io sarei un rompicoglioni? Sarei un rompicoglioni, eh? Rispondi, io un rompicoglioni, Ma come osi trattarlo in quel modo? Dirgli queste parole? Ma no, Enzio, tu non sei un rompicoglioni. Annaluce deve aver sbagliato persona. Non è vero, Annaluce? Sì, è vero, ho proprio sbagliato persona. Ma come ho fatto a essere così sbadata? È vero, ho sbagliato persona. Ma come hai fatto a sbagliare persona, eh? Com'è possibile che hai sbagliato persona? Com'è questo possibile? Tutto questo è non possibile! Devo aver fatto confusione. Mi riferivo al giardiniere Manolo, che in quel momento passava proprio dietro di te. Che sbadata che sei, Annaluce. Mi hai buggerato. Per un momento ci avevo creduto io, un rompicoglioni. Invece si trattava solo del giardiniere Manolo. Che sbadata che sei, Annaluce. Sì? Volte che abbiamo fatto l'amore, Giacchia, tutte le notti trascorse insieme non hanno significato niente per te. Basta, Alfonso, io non ci amo più. In effetti potevo immaginarlo. E sai perché? Perché io sono il tuo unico figlio. Tu? Cos'è successo? Mio figlio ha appena avuto un grave incidente. Ma Giacchia, sono io tuo figlio. No, no, figlio mio. No, 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 figlio. Un medico mi è solito arrivato finalmente. Sì, Giacchi, eccomi qua. Cosa dice? Ce la farà mio figlio, medico Maceti? Non chiamarmi medico. Io sono tuo padre. Mio padre? Tu sei mio nonno. Mio padre sta avendo un attacco cardiaco. No, aspetta. Prima lascia che io ti dica che in realtà sono tua sorella. Allora, non sono tuo padre. No. Sono tuo fratello. Un fratellino mio. Fratellina mia. Ora tu sei mio zio. Mm.
Vedo che ti dai da fare, Annaluce. Perché? Sentiamo, cosa vorresti che facessi, Enzio? Beh, tua madre è appena resuscitata. Un colpo di telefono potresti farglielo, eh? Lo sai che non ho mai avuto un buon rapporto con mia madre, e tu lo sai. Sì, lo so, questo lo so. Ma tuttavia, essendo appena resuscitata, un piccolo colpo di telefono potresti farglielo, giusto per sapere che aria tira, no? Ti ripeto che non sono mai andata d'accordo con mia madre. Il fatto che sia resuscitata non mi fa né caldo né freddo, Enzio. Ti capisco, questo lo so. Però, essendo appena resuscitata, sai, non è una cosa che capita tutti i giorni. Un piccolo colpo di telefono... Enzio! Mia madre l'avevo uccisa io! Ricordi? Ah, è vero. Scusami, sì. Però uno squillo... Ah, no, hai ragione. L'avevi uccisa tu, giustamente. Oh, povero il mio figlio Alfonso. Tu non ti meritavi tutto questo, no? Tu non ti meritavi che io ti togliessi il controllo della nostra azienda. Non ti meritavi che io ti togliessi l'affidamento dei tuoi figli. Non ti meritavi neanche che io ti asportassi un rene di nascosto. No, Alfonso, ho sbagliato. Ma se Dio ti farà sopravvivere, ti prometto che tu non sarai secondo a nessuno. No, Alfonso, tu non ti meritavi neanche che io staccassi l'ultimo tubicino che ti teneva in vita. Ma oramai, quello che ti meritavi o no ha poca importanza, perché te ne sei andato. Ma cosa succede, Giacchia? Cos'è sta puzza qua? Medico Macetti, mio figlio è spirato. Beh, spirato no, ma direi che se l'è fatta addosso. Deve essere staccato il catetere. Peggio è passato, sfortunatamente. Ma il medico Macetti ha detto che dovrei stare a riposo ancora per qualche settimana. Madre di tua madre, orgoglio dei tuoi avi, amante religioso, è questo quello che sono per te, Giacchia? Solo e soltanto questo? Alfonso, la botta deve averti dato alla testa. Cerca di restare calmo, caro il mio figlio. E soprattutto, confida nel mio amore, che dopo questa brutta esperienza è cresciuto enormemente. Oh, come ti voglio bene, mamma. Anch'io ti voglio tanto bene, mio figlio Alfonso. Annaluce? Sì. Annaluce? Sì. Annaluce? Sì. Cosa mi prende? A cosa ti riferisci, Enzio? Ti ripeto, Annaluce, cosa mi prende? Di che cosa parli? Perché faccio così? Così come? Così! Devi essere sotto pressione. Cosa ti turba? Effettivamente deve esserci un motivo a tutto ciò. Quale? È da tanti anni che siamo sposati. Ed è giunto il momento di dirti una cosa. Cosa? Io sono tuo padre. Enzio. Sì? Chi è? Anch'io devo dirti una cosa. Cosa? Io sono tua sorella. Ma allora io sono mio padre. Papà, ti ho ritrovato, papà. Papà! Ti ho ritrovato, papà!
ci lecchiamo come due porci, mamma. Alfonso, noi ci amiamo e non sarà una stupida parentela separarci. Allora facciamo l'amore. Oh, non ora, Alfonso. Prima devi rimetterti in forze. Ma io voglio farlo adesso, c'ho voglia. A causa di un errore di battitura, da ora in avanti il nome Alfonso sarà sostituito con Alonso. Alonso, abbi pazienza. Non lo capisci che nella tua condizione menomata potrebbe essere pericoloso? Ma io non riesco a reprimere le mie voglie da porco. Ti prometto che quando sarai guarito il nostro amore non conoscerà più freni. Ma per ora dobbiamo tener duro e pazientare. Credimi, anche per me è difficile. Ti amo. Anna Luce, ti rendi conto? Io sono mio padre. Capisci cosa significa tutto questo? Erano 31 anni che lo cercavo. E adesso sapere che mio padre è qui di fronte a te è un'emozione fortissima. Per me e mio padre. Sono così contenta per te. E per te. Che gioia. Sì. Però adesso è giunto il momento di stare un po' solo col mio genitore. Battin! Va bene. Colgo l'occasione per andare in Polonia a sbrigare delle faccende domestiche. Battin! Papà, figlio. Papà, figlio. Come sto? Bene. Io? Bene. Sono emozionato. Figlio, sono commosso. Figlio, ho un sacco di cose da raccontarvi. Papà, figlio, siamo stati separati per troppo tempo. Ma ora che mi sono ritrovato, ascolta, figliuolo. Devo dirmi una cosa. Cosa? Una cosa che riguarda me. Cosa, papà? Cosa? Io sono gay. Papà, figlio, ma io odio i gay. Dai, Enzio, non fare così. Papà! Alvara, come già sai, mia moglie è andata in Polonia per sbrigare delle faccende domestiche e non tornerà prima di domani sera. Ah, quindi siamo soli? Sì. Siamo soli, io e te e il giardiniere Manolo. Ma non preoccuparti, lui è una persona fidata. Nulla di questa serata trapelerà. Alvara, io nutro un debole per te. Nutro un forte debole per te, Alvara. Ti va del buon succo d'arancia? Sì, grazie, come sei cara, Alvara. Senti, Enzio, io ti ho portato una cosa. Un regalo. Oh, mio Dio, ma chi se lo aspettava, Alvara? Così mi metti in imbarazzo. Sì, ma non farti troppe illusioni, è una cosuccia. Beh, non importa, basta il pensiero, no? Come ti voglio bene, Alvara. Ti voglio proprio bene. Ecco, sono delle larve. Io ti voglio male. Ti voglio tanto male. Cosa c'è, cara? Lo sai che non devi disturbarmi quando rimesto le mie scartoffie. Julius, ti devo dire qualcosa di importante. Va bene, allora sentiamo. Deve essere veramente qualcosa di molto importante per disturbarmi mentre rimesto le mie scartoffie. Tu lo sai quanto io ti voglio bene e quanti sacrifici ho fatto per stare con te, ma... Non
dovevi farmi questo, Brut. Chi era al telefono, Julius? Non dovevi farmi questo, Brut. Con chi hai parlato? Che cosa ti ha detto? Non dovevi farmi questo, Brut. Non dovevi farmi questo, Brut. Ma questo cosa? Lo sai benissimo di cosa sto parlando, Brut. No, di cosa? Tu hai dei droni. Oh, Julius, era venuta qui per questo, me li sto piallando. Tu e i tuoi dannati droni. Come ti amo, mio Alonso. Cos'era quel suono amoroso? Quel suono era uno struggimento d'amore per l'impossibilità di farti mio Alonso. Spero che presto mi potrò rimettere e potrò tornare a fare delle sporcizie con te, madre Giacchia. Sì. La porta. Medico Macetti. Salve, Giacchia. Come mai è qui? Sono qui per togliere quella vistosa fasciatura a quel povero Cristo. Bene, certo, bene, scusi. Prego, mi segua. Eccolo qui, il mio Alonso. Salve, medico Macetti. Mi porta delle buone notizie. Eh sì, mio caro Alonso. Sono qui per rimetterti in sesto e toglierti questa vistosa fasciatura. Oh, che sollievo, medico. Così potrò tornare a fare delle porcherie con mia madre. Sì, Alonso, il porcello. Beh, ne diamo un po'. Sarò guarito. Guarito. Allora sono guarito. Sì, Alonso. Ora puoi alzarti in piedi. Dannazione, medico Macetti. Cosa mi accade? Perché non riesco a drizzarmi, medico Macetti? Ci deve essere un equivoco. Non mi drizzo. Perché non mi sollevo? Medico Macetti, cosa mi accade? E ripeto, perché non riesco a drizzarmi, medico Macetti? Oh mio Dio, medico, perché mai non riesce a dirigersi il mio amato Alonso? Alonso, tu hai la peste! La peste? Cosa? Sì, Alonso, non c'è dubbio, tu hai la peste nera. La peste? Sì, ho la peste. Sapevo che c'era qualcosa che non andava in me. Questo è il motivo, è per questo che non riesci ad alzarti, mio povero adorato figlio pestifero. Giacchia, a seguito di questa importante constatazione, vi raccomando di rimanere cauti, calmi. La peste è un malanno molto grave, ma insieme potete farcela. Sì, medico. Insieme. Ora vado, ho degli imbrogli da sbrigare. Grazie, medico Macetti. Arrivederci. Insieme. Insieme riusciremo a sconfiggere questo tremendo malanno. Mio adorato Alonso. Ti amo. Sì. Alvara, nonostante tu mi voglia male, io ti voglio bene. Ormai Anna Luce per me vale meno di un fico secco. È solo una donnaccia di merda. Bene, così è questo quello che pensi di me. Tua moglie? Ma no, scherzavo. Posso spiegarti tutto. Era solo uno stratagemma per portarmela a letto. Ah, allora è stato solo un malinteso. Scusami, Enzio. Tuttavia, io e questa sgualdrina abbiamo qualcosa da dirci.
quindi se puoi lasciarci sole, per favore, Enzio. Certo, ne approfitto per tagliarmi le unghie dei piedi. È una cosa che nelle soap non si vede mai. E ora che siamo rimaste sole, io e te, e il giardiniere Manolo, faremo i conti. Come osi entrare in casa mia con l'intenzione di rubarmi il marito? È stato tuo marito a invitarmi a cena, io... Dovevi rifiutarti, Alvara, in nome dell'amicizia che ci lega. Ma, a dire vero, io e te ci conosciamo appena. Anna Lucia, giusto? Anna Luce! Non ho mai tempo per tagliarmi le unghie dei piedi. Sempre dialoghi, dialoghi, dialoghi. Oh, finalmente un po' di pace per tagliarmi le unghie dei piedi. Tu sei entrata in questa casa. Ti sei insediata. Noi ti abbiamo accolto con gentilezza e tu con che cosa ci ripaghi? Volendoti infilare nel letto di mio marito. Sei solo una squadrina. Anna Maria, guarda, forse non ci siamo capite. È la prima volta che metto piede in questa casa e non sarei mai intromessa nel vostro privato se Enzo mi avesse invitato a cena. Mi chiamo Anna Luce! Scusa, Anna Lucia, scusa. Enzio, lo sai che a me le unghie piacciono lunghe? Lo so, papà, ma io non sono gay e non voglio sembrare effeminato. Andiamo, Enzio. Lo so che lo sono. Devo solo lasciarmi andare. No, papà. E smettila. Smettila, non mi piaccio quando faccio così. Smettila. Mio marito è un pezzo d'uomo. Se ti ha invitato a cena ci deve essere una spiegazione. Certo, è perché vuole portarmi a letto? No, quello lo so. Ci deve essere una spiegazione diversa. Ah, forse perché ha detto che vuole sposarmi? Ma no, anche questo è appurato, si sa. Io parlo di qualcosa di diverso, della ragione ultima. Ho capito. Ti riferisci al fatto che aspetta un figlio da me? Ma no, dai, queste sono sciocchezze, preamboli. No. Cosa può essere? Cosa? Andiamo, lasciami andare. No. No, dai, non mi piaccio quando faccio così. No, dai. No, no, no. Dai. No. The look of love is in your eyes. A look, your smile can't disguise. Fatto l'amore con Tarla sapendo che era morta! Ma Brut, io non me ne ero accorto. Pensavo si fosse abbandonata all'atto moroso. E poi l'ho talmente eccitato. Ma Giulio, tu sei un medico! Come puoi non accorgerti che stai amoreggiando con un cadavere? Sono un medico, ma non sono frocio. Per me non c'è scampo. Il medico Macetti mi ha detto che ho la peste. La peste. La mia vita è appesa a un filo, ma forse con l'aiuto di Giacchia potrò sconfiggere questo inesorabile malanno. Sì, Giacchia mi avvicina, sì, Giacchia. Oh, Jonasat, com'è bello ritrovarsi qui tra le tue braccia e assaporare il sapore del sudore sulla tua dura pelle. Dimmi, Jonasat, tu provi qualcosa per me? Sì, io provo una forte avversione per te. Oh, Jonasat, come sei bello. Giacchia? Giacchia, mamma amore, vieni da me. Scusa, ora devo andare ad occuparmi di mio marito Alonso. Eccomi qui, mio adorato figlio amante. Oh, come sei bella e nuda, mamma Giacchia. Ma io ho la peste e quindi non posso amarti. E quindi non posso rizzarmi. E quindi tutto ciò è un dramma. Come possiamo risolvere insieme questo dramma? Purtroppo, Alonso, la peste è una lunga, lunga malattia. E non credo che sia possibile... Salve, è lì da voi il mio sempre eretto Jonasat.
Chi era? Era il medico Macetti. Alonso, tu non hai la peste. Il medico Macetti ha detto che ci deve essere stato un brutto, brutto malinteso. Ma com'è possibile? Quando ti ha detto che avevi la peste, in realtà si riferiva ad un'altra persona. Parlava del giardiniere Manolo che in quel momento passava esattamente dietro di te. Oh, ma tutto questo è incredibile. Oh, sì. Quindi il giardiniere Manolo ha la peste. Sì. E io non ho la peste. No. Ma allora perché non riesco a tirarmi su? Oh, povero figlio Alonso, devi essere rimasto vittima di un brutto, brutto effetto placebo. Prova ora, alzati, alzati Alonso. Oh, non ho la peste. Ora che sono eretto, amiamoci. Oh sì, facciamo all'amore, mio adorato figlio Alonso, non più pestifero. Sì, sì. Sì, mamma. Sì, sì. Oh, Julius. Julius, tu mi hai tradita con un cadavere. Beh, se non altro, non devi preoccuparti per il futuro. È vero. Giulio, tu riesci sempre a farmi vedere il lato migliore delle cose. Ormai ti è seppellita. Non vado a esumare il cadavere per portarmelo a letto. Hai proprio ragione. Mi hai fatto tornare il buon umore. Ma devi farmi un favore. Dimmi, brutto. Promettimi che non mi tradirai mai più con un cadavere. Ma certo che te lo prometto, amore mio. Tu sei la mia gattina. Allora torno subito. Non è come credi, Annaluce. Julius! Brut! Ho una sorpresa per te. Che cosa vuoi dire? Un regalo. Oh, che gentile che sei, Brut. E cos'è? Vediamo. Non è niente di che, Julius, ma so che ci tenevi molto. Tieni! Guarda, è un paracadute aperto, come quelli che piacciono a te, Julius. Tieni, Julius. Morale. Proprio così, mia cara. Mi sento distrutta. Posso capirti.
No, non puoi capirmi. Ma sì che posso. No, Anneluce, non puoi capirmi. Ma cosa dici? Non capisco. Hai visto? Va bene, brutta, allora prova a spiegarmi la tua sofferenza. Anneluce, io devo assolutamente trovare qualcuno con cui tradire Julius prima che resusciti. Ma cosa dici? Come può resuscitare? Tuo marito è morto. Hai visto? Sono appena resuscitato. Ma dico, Marcetti, ma com'è possibile? Lei era morto. Ero, hai detto bene, ero morto, ma adesso sono resuscitato. Ma come ha fatto? Sono, non sono un medico, Anna Luce. Ho lavorato per anni in rianimazione, ne saprò qualcosa. Beh, Lut, non sei contenta? Julius, abbracciami. Ma cosa fai? Chi è? Dove sei? Giardiniere Manolo, cosa ci fai qui? Tu hai la peste, dovresti essere al lazzaretto a morire. Sciò, pestifero. Non preoccuparti, amore. Manolo è portatore sano, non è vero, Manolo? Quindi lui è portatore sano di peste nera e noi lo teniamo ancora qui a casa. Alonso, in fin dei conti lui è sempre il nostro buon giardiniere Manolo. Non vorrei licenziarlo per questo stupido motivo. Ma è contagioso, è pestifero, è pestilente. E comincia già ad emanare fetore. Alonso, Manolo è il nostro giardiniere. Questo odore fa parte del suo lavoro. E comunque, se proprio non lo tolleri, ecco qua. E se anche voi avete giardinieri puzzolenti che vagano per casa, non esitate ad acquistare Feto Risolver, l'unico deodorante ad azione botanica. E adesso, figlio mio, possiamo tornare ai nostri doveri pornografici. Ti amo, mamma. Chi è? Dove sei? Sono qui, Brut. Ma che ti succede, gattina mia? Oh, Julius, scusa, ma l'emozione di rivederti era così grande che ho sbagliato persona. Ma lasciati abbracciare, così bello divertito le mie braccia. Ma adesso vammi a preparare una bella tazza di orzo caldo. Sono appena resuscitato, diamine. Hai ragione, vado subito, Julius. E tu, la luce, che ci fai ancora qui? Lasciaci soli, vattine! Va bene. Orzo, voglio il mio orzo. Ecco, amore, ecco il tuo orzo caldo. Ma questo non è un orzo caldo. Questo è un pollastro e per di più crudo. Julius, io non so come dirtelo. Io ho perso la vista. No! Non voglio guardare i tuoi stupendi occhi sapendo che non funzionano. Per cui, fin quando non guarirai, ho deciso di tapparli. Ma Julius, come pensi che possa guarire da questa tremenda cecità? Succederà, vedrai. Se io sono resuscitato, tu puoi tranquillamente riacquistare la vista. Ma come potrò accorgermi di aver acquistato la vista con queste dannate bende sugli occhi? Cosa? Dicevo, come potrò accorgermi di essere guarita se non posso aprire gli occhi? Eh? Parla più forte, Brut. Ma, Julius, sono qui a 2 centimetri da te. Che cosa ti accade? Non riesco a sentirti, Brut. Non sento più niente. Sono completamente sordo, Brut. E da quanto tempo sei sordo? Esattamente da un paio di minuti. Che cos'è questo rumore, Julius?
Quale rumore? È questo lo zio. Deve essere il mio stomaco. Vado un attimo in bagno. No. Eccole cucciola, tutto suoni piani. Lei c'è carte e pensa che io sia sordo. Ti aspetto. Mamma, com'è bello fare l'amore con te per l'ennesima volta. Oh, sì. Ma tu mi tradiresti mai, mamma? Oh, no, Alonso. Solo con tuo padre. Oh, come sei porca, mamma. Sì. Ma io non ho mai conosciuto mio padre. Chi è mio padre, mamma? Chi è mio padre, madre? Ciao, figliola. Giacchia, questo è veramente mio padre. Oh, sì. È proprio lui. Ed è solo con lui che ti tradirei. Che ti tradisco. Oh, papà, finalmente ti conosco. Sì, fatti abbracciare, mio Alonso. Vedo che ti dai da fare, Enzio. Potresti avere l'accortezza di non disturbarmi mentre lavoro? Va bene, ti lascio solo. No, torna qui. Tanto ormai ho perso la concentrazione. Cosa volevi dirmi? Il medico Macenti è da poco resuscitato. Potresti anche fargli un colpo di telefono. Dopotutto l'anno scorso ti ha curato in seguito a quel terribile incidente col tuo aerostato. Avevi perso completamente la memoria, ricordi? No. Comunque adesso lo chiamo. Cosa stai facendo? Sto giocando a Snake, non disturbarmi. Ho appena superato il mio record personale. Papà, ma dove sei stato in tutti questi 72 anni? Tuo padre ha lavorato sodo. Tutto quello che vedi intorno a te è stato costruito con la fatica delle sue forti braccia. Dovresti essergli riconoscente. Papà, ma perché sei nero? Tuo padre ha lavorato il carbone. Carbone? Tuo padre ha lavorato nelle nostre miniere per accrescere il capitale della nostra famiglia. Poi ha fondato l'azienda di trivellazioni Plumbel e ha edificato l'impero in cui vivi, mattoncino dopo mattoncino. E lui ha fatto tutto questo da solo? Certo, Alonso. Jonasat è proprietario e unico dipendente della Plumbel Associati. Jonasat? Ma mio padre si chiama Torquato, mamma, non Jonasat. Chi è questo impostore, mamma? Codesto è un impostore, non è mio padre. Alonso, che cosa vai pensando? Sai perfettamente che Jonasat è il grazioso diminutivo con cui ho sempre apostrofato tuo padre. Non è vero, Torquato? Certo, Giacchia. Allora, mamma, adesso che mio papà nero stacanovista è tornato, siamo una famiglia ilare. Chi è ilare? Sì, certo, ma ora, Alonso, lasciaci soli. È tanto tempo che tuo padre ed io non stiamo insieme e dobbiamo raccontarci molte, molte cose. Va bene, mamma, vi lascio soli. Mamma, papà, anch'io voglio fare la...
Sì, sei tu, Alonso. Sì, sono io, Alonso. Dimmi, Alonso. Enzio, c'è una cosa terribile che devo dirti. Il giardiniere Manolo ha la peste nera. Cosa? La peste? Sì, hai capito bene, la peste. Giacchia dice che è un portatore sano, ma io volevo comunque avvisarti, visto che lavora anche da te. Va bene, Alonso, prenderò provvedimenti. Mi raccomando. Non preoccuparti, Alonso. A presto, Enzio. A presto. Annaluce, siediti. Mettiti a sedere, Annaluce. Ma Enzio... Annaluce, siediti. Mi piace quando mi apostrofi con quel tono autoritario. Siediti, che mi sto innervosendo. Sono tua moglie e merito tutto il rispetto che mi merito. Per piacere, Annaluce, non irritarmi. Ti ho detto di sederti, per Diana. Enzio, non puoi trattarmi così. Se non vuoi che ti tratti così, allora siediti, per Diana. Siediti, hai capito? Ti devi sedere, hai capito? Dannazione! Siediti, ti devi sedere. Ti amo, amore mio. Anch'io ti amo, Enzio. Ma si è fatto tardi. Andiamo a letto? Va bene, andiamo. Ormai io e mio marito siamo incompatibili, mamma. Io non lo vedo e lui non mi sente. Non ci parliamo. Quasi ci ignoriamo. Spero di poter guarire presto da questa tremenda cecità. Non è vero, Julius? Vuoi parlare un po' con la mamma? Oh, che sbadata, non ci sente. Va bene, mamma, ti saluto. Ci vediamo, eh. Si fa per dire. Sedetto. Penso di aver scoperto la causa della tua cecità. Davvero? E qual è? Devi aver preso un brutto colpo di freddo. Allora potrò guarire. Quando potrò guarire, Julius? Presto, ma per il momento indossa questo cappottone. Così starai ben calda. Che fortuna essere moglie di medico. Sarebbe bello uscire a fare una passeggiata. Ma non credo sia il caso. Oh, chi può essere? Enzio. Alonso. A cosa debbo questa visita? Sono venuto qui per scappare dal giardiniere Manolo. Quell'uomo sta pestando la mia casa. Annaluce si è chiusa in bagno e io sono fuggito. Posso stare un po' qui da te? Ma certo. Fai come se fossi a casa tua, Enzio. Vieni. Procedi. Oh, grazie, mio caro amico. Cosa ti prende, Enzio? Accomodati. Enzio, predisponiti sul divano. Ti vuoi accomodare o no, Enzio? Enzio, disponiti. Allora, Enzio, come procede la tua relazione con Annaluce? Vuoi la verità? No, non necessariamente. Beh, Alonso, diciamo che non c'è male. Andiamo molto d'accordo. Io sono pazzo di lei. E lei è pazza... Di te? Di suo. Cosa sono questi grugniti? Sono i miei genitori che fanno all'amore, Enzio. I tuoi genitori?
Non sapevo avessi dei genitori. Neanch'io. Fino alla settimana scorsa ero orfano. Ma nel giro di pochi giorni ho ritrovato entrambi i miei datori di vita. Com'è possibile questo, eh? Questo è non possibile, eh? Com'è possibile questo, Alonso? Questo non è... Ho scoperto che mia moglie è mia madre e che il suo amante è mio padre. Ed ora sono lì che si mugugnano. Oh no! Deve essere di nuovo caduta la stanza. Ora mi toccherà chiamare un idraulico. Se vuoi posso darti il numero di uno bravo. Si chiama Astio Bastianone. Grazie, Enzio, sei tanto caro. Abbiamo sempre problemi con questa dannata stanza. Sì? Sì, sono io. Arrivo subito. Allora, cos'è successo qua? Cos'hai combinato? Guardi, signor Bastianone, mi è caduta la stanza. Niente di grave. C'era qualcuno dentro? Sì, conteneva i miei genitori. Ah. Chi è questo cretino? Ma signor Bastianone, non mi riconosce, sono Enzio. Ma che vestito hai, sfigato? E questa? È la prima volta che cade? No. Come mai non mi hai chiamato altre volte? Perché io pensavo che... Perché io cosa? Tu non devi pensare, tu devi chiamare. Adesso vai per lavorare, vai, vai. Merci, direi. Ma dimmi, amore, come hai fatto a mettere fuori combattimento brutto? Semplice, gli ho fatto somministrare della atropina nel caffè. Ora penso di essere cieca, ma l'effetto della atropina è svanito. Se gli togliessi le bende, lei ci vedrebbe benissimo. E tu hai fatto tutto questo per me? Per venire a letto con te. Oh, Julius! Julius! Dove sei? Sono qui, cara. Oh, Julius, ti facevo meno peloso. E voilà. Se non c'ero io, qua, eravate nella merda. Grazie mille, signor Bastianone. Quanto le devo. Ma va, ti sei visto? E tu piuttosto, pezzente. Comprati un vestito decente. E levati quel cappello lì. Quale cappello? La prossima volta ti spalmo tutta di gel connettivo e ti sondo. Ah, Giulio, sei proprio un porco ginecologico. Presto, pupa, ci vediamo in ambulatorio. Ciao. Oh, Julius, quante cose vorrei dirti, ma tu sei sordo. Spero almeno che riuscirai a leggere il mio labiale. Julius, io ti amo. Ti amo sul serio. E tutto quello che stai facendo per me, per guarirmi da questa cecità improvvisa,
non fa che accrescere il mio enorme amore per te, Julius. Sono qui con te, amore mio. Ma allora mi senti? Sì, avevo solo un po' di cerume nelle orecchie. Oh, Julius, ma perché mi hai spogliata? Così prenderò freddo. Julius, ma io ci vedo. Io ti vedo, Julius. Sì, il calore ti ha guarita. Io ti amo. Oh, anch'io. Alonso, questa storia del giardiniere pestifero mi spaventa. Hai ragione, Enzio. Ma noi qui abbiamo trovato una soluzione. Ed è Fetor Resolver. E se anche voi avete dei giardinieri puzzolenti che vagano per la vostra casa, non esitate ad acquistare Fetor Resolver, l'unico deodorante ad azione rurale. Ah sì, è un ottimo prodotto. Ma non elimina il contagio. Alonso! Scusami, Enzio, devo recarmi da mia madre moglie Giacchia. Ti lascio. Posso fare una telefonata mentre sei via? Devo chiamare Anna Luce per sapere come sta. Ma certo, ti ringrazio. Killer? Parlo col killer Brunos. Potrebbe essere un po' più discreto, per favore. E lei, Brunos, il killer? Sì, sono io. Che c'è? Sto lavorando. Senta, Brunos, io avrei bisogno di un assassino per fare fuori un giardiniere che sta pestando la mia casa. Quanto è disposto a pagare per un lavoro del genere? Che cosa mi garantisce, killer? Sicuramente un lavoro liscio e pulito. Va bene. Allora lei faccia il suo lavoro e vedrà che non baderò a spese. Quell'uomo mi ha davvero pestato la vita. Mi può dare gentilmente i dati di questa persona? L'uomo è un giardiniere sulla Trentina, coi capelli lunghi neri e vestito di verde. Si chiama Manolo. Il resto delle informazioni potrà reperirlo tra 14 minuti sul sito www.gambelunghe.com sotto la voce informazioni per il killer Bruno. Allora mi raccomando, non esita ad ucciderlo. È tutto, arrivederci. Che cosa blatteri al telefono, Enzio? Niente. Non stavo parlando al telefono, stavo verificando l'ora esatta. Ah, e che ore sono esattamente? Così Enzio rimarrà un po' qui con noi, Giacchia. Almeno fino a quando non avrà risolto il problema Manolo. Effettivamente, credo di essere molto vicina alla soluzione definitiva. Devo aver mangiato troppo. Dovete scusarmi, mi scappa la cacca. Finalmente sono ora che cerco di chiamarti, dov'eri? Ho avuto qualche problema con la camera da letto. Io e Jonathan siamo precipitati. Ora però è tutto a posto. Enzio è lì da te? Sì, è qui che si sta buffando davanti a me. Già che non so se Enzio te ne ha parlato, ma qui siamo a rischio epidemia. Il nostro giardiniere Manolo ha la peste e vuole a tutti i costi contagiarci. Io sono chiusa in camera da questa mattina e ho paura. Ma no, Anna Luce.
luce. Il giardiniere Manolo non ha la peste. Giorni fa avevo raccontato questa sciocchezza ad Alonso per ampliare la mia libertà sessuale. Poi il gioco mi è sfuggito di mano e ora siete tutti spaventati a morte. Cosa? Ma certo, secondo te, se il giardiniere Manolo avesse davvero la peste, non l'avrei già fatto sopprimere? A questo punto scappa la cacca anche a me. Che stupida che sono stata dal retta a quel letto di mio marito. Devo assolutamente contattare Bruno. L'omicidio. Grazie dell'informazione, signora. L'uomo è un giardiniere sulla trentina, con capelli lunghi neri e vestito di verde. Ogni giorno di più. Ah, che bello, Julius. Quindi oggi mi ami più di ieri. Esatto. Però domani mi amerai più di oggi. Certo, gattina mia. Ma allora oggi mi ami di meno. Ma... E ieri mi amavi ancora di meno. Per cui fino adesso mi hai amato poco. Ma però io c'ero un modo di dire. Ma Julius, non hai potuto farmi questo. Sarebbe. Potresti alzarti e andare ad aprire la porta, Julius. Lasciami pensarci su. Grazie al cielo sei vivo. Pensavo che il killer Brunos ti avesse crivellata a dovere. Ma invece non è andata così. E non hai neanche la peste. Manolo mio, fatti abbracciare. Ma... cos'è questa carogna, Manolo? Ma mia moglie Anna Luce. Il killer Bruno deve aver sbagliato persona. Che culo che hai, Manolo. Manolo, ma che puzza. Ma perché non hai rimosso questa carogna puzzolente, eh? Per cosa ti paghiamo? Perché non hai spazzato via questa carogna malodorante, eh? Dai, spazza via questa carogna malodorante! Ho pensato a lungo, Brute. Penso che la tua idea di aprire la porta sia la soluzione migliore per scoprire chi sta suonando il campanello. Sono contenta che accetti i miei suggerimenti, Julius. Aspettami qui, gattina mia.
Oh, papà, sei tu? Julius. Che sorpresa, pensavo fossi morto. Accomodati. Mm. Julius, chi è? Guarda chi c'è, è tornato papà. Oh, suocero Maceti. Che piacere rivederla dopo quella tremenda esplosione in astronave. L'ho scappata bella. Sono tornato da Plutone qualche giorno fa. Ma a proposito, guarda cosa ti ho portato, Julius. Oh, papà, mi fai felice. Oh, che bello, papà, che bello, papà. Giacchia, perché sei nera? Abbassa la voce, Alonso. È un momento drammatico questo. Ti riferisci alla peste nera da cui il giardiniere Manolo è afflitto? No, Alonso. Siamo in lutto. Lutto? Anna Luce ci ha lasciati per sempre. Oh mio Dio! Ma com'è avvenuta questa tremenda sciagura? Mentre allargavo un termosifone è caduta dalla porta e si è rotta il teschio. Si è rotta il teschio? Ed Enzio come l'ha presa? È divorato dal rimorso. E anche tu, Alonso, dovresti sentirti in colpa. Io? Poiché? Poiché se Anna Luce è morta, la colpa è anche tua. Ma poiché? Poiché quando Anna Luce è caduta non c'era nessuno che poteva aiutarla. E sai perché? No! Poiché Enzio era qui a spassarsela. E sai con chi? Con chi? Con te. Quindi sono io la causa della morte di Anna Luce? Sì! Io ho ucciso Anna Luce! Sì, Alonso! Oh mio Dio! Come ho potuto fare una cosa del simile? Oh, sono un assassino! Figliolo, mi sei aggrinzito. E gli anni passano, babbo. Se solo mi avessi dato retta quando ti spronavo a intraprendere la carriera intergalattica. Ero immaturo, papà, non potevo capire. E poi ero troppo interessato a esplorare i cadaveri. Ma cosa ci hai guadagnato? Ora ti ritrovi ad essere un vecchiaccio. Lo so e me ne pento malamente. Avrei dovuto ascoltarti quando mi parlavi della relatività e degli anni luce. Non piangere, Julius. Questa orrenda vecchiaia dovrà pur finire prima o poi. E grazie per il tuo conforto, papà. Non capisco perché continuo a fare queste stupidaggini con te, Manolo. Deve esserci di mezzo mio padre. Anche perché io odio starti così vicino. È fantastico, Manolo. E ora che non c'è mia moglie Anna Luce, tu sei tutto per me. Potremmo fare quello che ci pare. Potremmo scalare montagne sottoterra, sbucciare limoni, rubare porcospini. Vedrai, sarà bellissimo. Ma che cacchio dico, papà? Mi devo dare una calmata. Enzio, ma non mi avevi detto che avevi un giardiniere così villoso? Come hai fatto a non notarlo prima? Smettila, papà! Mi sto mettendo in imbarazzo. Ma dai, lasciami andare. Ah, sì, sei tu, Alvara. Sì, sono io, Alvara. Dimmi tutto, Alvara. Enzio, io aspetto un figlio da te. Ma guarda, non credo proprio. Ma cosa dici? Quando mi trapanavi, non la pensavi così. Io ti trapanavo. Zitto, papà.
Cosa hai detto, Alvara? Stai aspettando un figlio da me? Sì. E quando dovrei portartelo? Appena puoi, Enzio. Ora sono occupato, Alvara. Te lo spedisco. Va bene. A presto, donna in attesa. Salve, vorrei ordinare un figlio. Sono un assassino. Ho ucciso Anna Luce io. È colpa mia. Come posso espiare questa colpa? Ah sì, mangerò del gommo. Del buon gommo, sì. Cosa sono queste smorfie atroci? Quali smorfie? Queste qui! Quali? Quelle che stai facendo con la tua bocca storpia! Ma quali? Queste smorfie atroci! Giacchia, io non faccio nessuna smorfia. Mi stai dando la nausea! Giacchia, non ti seguo, la mia bocca è composta. Alonso, smettila, fai schifo! Ma cosa dici? Alonso, ho detto di piantarla. Mi fai nausea. Giacchia, che ti prende? Sei uscita di capa. Alonso, piantala. Giacchia, sto semplicemente masticando del gommo. Gommo? Ne vuoi uno anche tu? Oh sì, grazie. Ti piace? Molto. Figlio Sebia. Salve, vorrei ordinare un figlio. Beh, lo voglio biondo con gli occhi azzurri e carnagione chiara. Sì, dopo. Poi lo voglio che sia forte, un bel ragazzone. Altro? No, va bene così. E indirizzo? Via Brodi 1 barra, citofonare Alvara. Va bene, facciamo fare subito. Salve. Perché sei venuto a trovarmi, babbo? Ora che ti sei fatto grande, per non dire moribondo, credo che ci siano alcune cose che debbo dirti. Cose? Non so se hai mai notato, ma da quando sei nato non t'ho mai presentato tua madre. Non l'avevo notato, babbo. Bene, almeno ne avrai sofferto la mancanza. Beh, vengo subito al dunque, Julius. Oggi sono qui per dirti che tua madre è morta. Non piangere, Julius. Non sapevi neanche di averla una madre fino a un minuto fa. Rosa, perché me l'hai detto? Non potevi tenerti tutto per te? Hai ragione, figliolo. Faremo finta che questa conversazione non abbia mai avuto luogo. Quale conversazione? Perfetto. Sì, mamma, te l'ho detto. Aspetta un bambino. Oh, è arrivato. Piccolo mio bebè. Alonso, ma dove vai conciato così? Vado ad Udine. D'Udine? Lo sai che D'Udine non è un bel posto? Stasera lo diventerà. Tu piuttosto, dai, sbrigati, si parte. Calmati, Alonso. Che ci sarà mai questa sera a D'Udine? C'è Amedeo Mango in concerto. È la prima e ultima data del suo tour mondiale. Ancora con questa storia? Sì, proprio lui, Amedeo Mango, suonerà dal vivo, in playback, per noi. Dai, non possiamo mancare, preparati, dai!
Alonso caro, vorrei tanto venire con te nella splendida Dudine ad ascoltare le sublimi melodie di Amedeo Mango, ma purtroppo ho appena perso una gamba. Oh, che disgrazia. Sì. Beh, io vado. Ci vediamo stanotte. Credo che farò tardi. Già. Curati, Sono il medico Macetti ed esigo spiegazioni. Sì, avete capito bene. Julius Macetti ed esigo spiegazioni. Questa robaccia non è valida. Julius, a cosa debbo questa rabbia? Non sono rabbie che ti riguardano. Julius, io e te siamo marito e moglie. E tutte le rabbie che riguardano te riguardano anche me. E va bene, mi hanno appena licenziato. Oh mio Dio, e quale sarebbe il motivo? Non lo so, Brit. Sto cercando di scoprirlo, ma continuano a rimbalzarmi. Pensi che c'entrino qualcosa quei 12 cuori grondanti sangue che ho notato sul tuo comodino? Fammi pensare un attimo. Caspita, tua madre ti ha lasciato qui da me senza neanche darti un nome. Come potrei chiamarti? Magari Carolo. Mattio. O forse Rattolo. E come posso chiamarti? Ma forse il nome giusto è Maria. Maria. Maria va benissimo. Aspettami qui, Maria. Arrivo subito. Salve, sono Brunos. Ah, Brunos, il killer. Come vanno i suoi loschi affari? Discretamente bene. Appena portato a termine uno. Interessante. Allora, mi dica. Senta, signor Enzio, le sto inviando la fattura del giardiniere. Ah, sì, l'omicidio del giardiniere Manolo. Per piacere, cerchi di contenersi. Eccola che arriva. E quindi lei vuole 616.000 euro per l'omicidio del giardiniere Manolo. Senta, Brunos, c'è un problema. Il giardiniere Manolo è qui davanti a me, vivo e vegeto. È anche molto sexy. Zitto, papà! E che cosa vuol dire con questo? Sto dicendo che probabilmente c'è stato errore. Quando sono tornato a casa ho trovato il cadavere di mia moglie, non di Manolo. Oh, ma è terribile. Devo essermi confuso. Mi dispiace tantissimo per sua moglie. No, beh, se è così non voglio soldi. No, non si preoccupi, Brunos. Tanto prima o poi tutti devono schiattare. Comunque, dato che è la prima volta che lavoriamo insieme, le darò la metà, così, giusto per incentivarla. Va bene, signor Enzio, la saluto. A presto, killer! Maria, amore mio! Eccomi, tesoro! Maria! Dove sei, Maria? Dove sei finito, Maria? Maria, dove sei? Dove sei, Maria? Maria, dove sei finito, Maria? Manolo, dov'è Maria? Manolo! Ma perché sei cresciuto di statura? Oddio, Maria, ti ho perduto, Maria! Dove sei, Maria? Dove sei finito, Maria? Maria, dove sei? Sai, Brut, ci ho pensato un po' su e credo che forse quella dozzina di cuori che ho trafugato dal laboratorio di cardiologia potrebbero avere qualcosa a che fare col mio licenziamento. Ah, oh, Julius, sei sempre stato un rubacuori. Non scherzare, Brut. Comunque, poco male. A presto però un laboratorio privato tutto mio. Salve, medico Macetti.
Vorrei farmi visitare nello studio privato tutto suo. Oh, bene, il primo paziente, mi dica. Io ho un principio di rogna. Un principio di rogna? Cosa posso fare per curare questa mia rogna in arrivo? Beh, giustamente come ha detto, questo è solo un principio di rogna. Innanzitutto, dovrà aspettare che questa tremenda rogna la travolga. Quando sarà ben rognoso, torni da me e vedremo. Grazie, medico. Lei mi ha tolto un peso. Si figuri. Aspetterò con ansia l'arrivo della mia rogna. Addio, a presto, presto. Di Amedeo Mango? Non mi pare, Nolo. Sei sicura? Sì. Ma Giacchia, lo sai che la discografia di Amedeo Mango è la mia unica fonte di diletto, oltre ai molluschi? Io la discografia tua non l'ho vista, Alonso. Non più. Giacchia, cosa stai sminuzzando con fierezza? La tua discografia completa di Amedeo Mango. No! Come puoi sminuzzare questi gioielli? Sei atroce! Stai calmo! Stai calmo! Sei accecato dalla dipendenza! Giacchia, perché sminuzzi? Non farlo! Ti ho detto di non lo fare! No! Le mie canzoni, Amedeo! Allontanati! No! Robe diseguali! Il caro salmone, il mio preferito! Caro salmone, le tue pinne umide, il tuo sguardo lesso, le ali tu non hai, le ali tu non hai. Maria, dove hai messo il giardiniere Manolo? Abbiamo tutte le piante raggrinzite, dove hai messo il giardiniere Manolo? Quante volte ti ho detto di non giocare col giardiniere Manolo? Dove hai posizionato il giardiniere Manolo? Dove l'hai spostato? Dove hai messo il giardiniere Manolo, Maria? Dove hai messo il giardiniere Manolo? Dove hai messo? A quanto pare hai deciso di fare marcia indietro, Alvara. Sì, Enzio. Volevo scusarmi per l'altro giorno. Ero un po' su di giri. Dopotutto, avevo appena partorito. Sciocchezze! L'idea del figlio l'ho partorita io. Comunque, Enzio, non sono affatto sicura che tuo padre possa essere un buon padre o un buon nonno per... Maria! È così che ho deciso di chiamarlo. Che nome fantastico, Enzio. Sono contento che ti piaccia. Oh, Enzio. Non credi che siamo una famiglia felice adesso? Sì, Enzio. Vieni, raggiungiamo il piccolo Maria. Enzio, da oggi in poi vivremo felici e contenti. Io, te e Maria. E il giardiniere Manolo. Mamma, io provo qualcosa di grande per te. E non mi riferisco a quello che ho tra le gambe. Lo so, lo so. Su quello ci ho già messo una pietra sopra da tempo. Giacchia, mamma, io ti amo! Ti amo, capito? Oh! 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 Che succede, mamma? Alonso, io credo che il nostro amore sia destinato a fallire. Oh! Ma
Ma perché non riusciamo a slinguare? Qualcosa ci divide, Alonso. Ma cosa? Cosa può mai dividerci dal nostro slinguarci? Oh. Alonso, ci sono troppi nasi tra di noi. E dunque non possiamo essere liberi di amarci. Oh, oh mio Dio! È terribile! Questo va in Asia. Questo sott'olio va a Timbuktu. Questo non batte più, lo teniamo per cena. Quest'altro... È lei, medico Maceti? Sì, dimmi, Alonso. Medico, mi fissi un'operazione per domani... No, per oggi stesso. Ma succede qualcosa di grave? Devo assolutamente sbarazzarmi del mio naso, medico Maceti. Rappresenta un ostacolo insormontabile al mio amore per Giacchia. Vabbè, quando è così ci vediamo qui tra un'ora. Grazie, medico Maceti. Naso. Che bello, Alvara, che bello. Finalmente il nostro bebè è qui con noi. Sì, Enzio, che bello, che bello. Finalmente il bebè nostro dormiente è qui con noi. Ma, Alvara, non ti sei accorta della stazza di Maria? Non ti sembra un po' troppo elevata per la sua tenera età? No, in effetti non ci avevo fatto caso. Alvara, come faremo a mantenerlo? Chi si occuperà di questo tenero bebè? Già, a chi lo appiupperemo? Se solo non avessi dato fuoco a tua madre... Vogliono abbollire i calamari, devo proprio informare il mio Alonso. Alonso, ma che hai combinato? Hai avuto un altro incidente? Nessun incidente, madre. Ho fatto un'operazione amorosa. Hai trovato una soluzione per ingrandire il tuo pipino? No. Con l'assenza del mio naso, il nostro amore non avrà più freni né limiti, mamma. Alonso, io... Slinguiamoci ora! Va bene. Senza naso non riesco a respirare mentre ci baciamo. Allora continuiamo a baciarci, Alonso. L'amore respirerà per te. È vero, mamma. Che liberazione. Medico Maceti, che cosa c'è? Che cos'è succeduto a mio sciagurato povero figlio amante Alonso? Beh, Giacchia, la perdita del naso è un caso dispendioso. Si spieghi meglio, dottore. Vedi, cara, la rimozione dell'apparato nasale ha provocato nel povero Alonso un'insufficienza respiratoria. Quest'ultima, aggravata dall'ostruzione dell'orifizio orale ad opera del vostro dissennato slinguarvi, ha provocato uno shock improvviso e una conseguente perdita dei sensi. Mi sono spiegato? Più o meno. E quindi gli abbiamo inserito questo discreto bocchettone per aiutarlo a respirare. Capisco. Ma allora quando potrà morire il mio caro Alonso? Beh, Giacchia,
Ad essere onesti non credo che gli rimanga molto. D'accordo, ma quanto, medico Macetica, quanto gli rimane da vivere? Non appena le pile del ventilatore si saranno esaurite, non c'era più niente da fare per lui. Certo, e quando si esauriranno, medico Macetti, mi dica quando? Purtroppo il ventilatore è alimentato con pile lunga vita, durata minima 80 anni. 80 anni? Alvaro, hai commesso una sciagura imperdonabile, se la solita cagna sputa vermi! Enzio, calmati. Calma il tuo linguaggio, Enzio. Ho semplicemente fatto quello che era doveroso fare. Ti dispiace ripetermi dove hai buttato Maria, nostra figlio? Nel cassonetto del vetro. Ma come sarebbe a dire? Era l'unico che poteva contenerlo. Dannazione, Alvaro! Maria è organico, è un rifiuto organico e come tale va buttato nel sacco nero. Ora ci daranno una multa salatissima. Perdonami, Enzio. No, Alvara. La raccolta differenziata è un valore fondante della nostra civiltà. Tutti sanno che i bambini vanno buttati nei sacchi neri con gli organici. Scusa, Enzio, non accadrà mai più. Incivile cagna sputa vermi. E tu che cosa ci fai qui? Brut, ho saputo che mio nonno Pedro Alonso è in fin di vita e ritengo di volere il suo denaro. Rebecca, i miei denari! Rebecca cara, cado delle nuvole. Non so assolutamente niente di Alonso o della sua Maria. Dov'è il medico Macetti? Lui forse ne sa qualcosa. Lui forse sa come accelerare il processo di morte. Mio marito è da Alonso. Sai, Alonso è molto malato per via di un problema nasale. E credo che presto morrà. Davvero? È proprio così, Rebecca. Ma tu che cosa ci fai qui? Erano 21 anni che non ti si vedeva. Vedi, Brut, ho appena saputo che mio nonno Padre Alonso è in fase di morte e voglio impossessarmi della sua eredità. Un giorno tutto questo sarà tuo, Rebecca. Anzi! Rebecca, come potesti essere così crudele? Comunque ti ho già detto che non so assolutamente nulla di questa presunta possibile imminente morte di tuo nonno padre Alonso. So che ha cambiato casa. Sai dirmi dove abita adesso? No, mi dispiace, Rebecca. Non ne sono a conoscenza. Forse tuo marito, lui potrebbe... No, mio marito non è qui. È a casa di Alonso, in via 16-8. Beh, visto che non sei in grado di aiutarmi, me ne vado. Questo stolto si ostina a vivere. Diamine! Ora che è vulnerabile, potrei sopprimerlo senza destare sospetti. Se solo sapessi come fare. Enzio! Nessuno ti ha insegnato l'educazione? Come mai penetri senza bussare? Scusami, Jackie, hai ragione. Chi sarà mai? Ciao, Giacchio. Oh, Enzio, che sorpresa! Sono venuto a restituirvi il vostro giardiniere Manolo. Ora che il mio è stato riparato, posso farne anche a meno. Grazie di avervelo prestato. Ma figurati, appoggialo lì. Giacchia, dov'è Alonso? Ma cos'è quest'aria di morte? Come vedi, Enzio, Alonso sta andando a male. L'estirpazione del naso gli ha provocato un'insufficienza respiratoria e torre morente. Beh, ma non ti sorprende tutto questo? No. Non sei sicuro, Enzio? Beh, pensandoci bene. Sì! Oh mio Dio! Oh, ho
Alonso, amico mio caro Alonso, ma perché? Perché a te, Alonso? Oh mio Dio, Alonso, sono sorpreso. Cosa ti è succeduto, amico mio? Oh no! Non dovevo spuntare il naso da Alonso. Se non l'avessi spedito a Bombay, forse almeno tentare di riposizionarlo. Le sue condizioni sono dannose. Quel poveraccio merita salvezza. Ruth, gattina mia, dimmi. È tornata. Chi? Devi assolutamente fermarla. Ma chi? Non possiamo permetterle di incontrare Alonso. Ruth, di chi parli? Quella donna non si arresta di fronte a nulla. Quale donna, Brut? Cosa stai dicendo? Julius, devi intervenire! Va bene, Brut, me ne occuperò io. Maledetti psicofarmaci. Oh, Alonso, ti sono vicina. Ti sarò vicina fino all'ora della tua morte. Buongiorno, sono della rivista Molluschi Trattori e sono qui per rinnovare l'abbonamento annuale intestato al signor Plumbel Alfonso. Mi spiace, qui non abita nessun signor Alfonso Plumbel. Arrivederci. Buongiorno, sono della rivista Molluschi Trattori e sono qui per rinnovare l'abbonamento annuale intestato al signor Plumbel Alonso. Oh mio marito! Ma prego, si accomodi. Sa, mio marito è un grande stimatore della vostra rivista. Purtroppo al momento si trova in condizioni mortuarie, ma ad ogni modo mi occuperò io del rinnovo. Dove devo firmare? Vede, signora Plumbel, l'abbonamento è intestato a suo marito ed è suo marito che deve firmare. Capisco, ma dal momento che il mio adorato Alonso si trova in fase di decesso, io farò la sua firma. Ascolti, signora Jack, signora Plumbel, l'elenco abbonati dei Molluschi Trattori è gestito da una banca dati a riconoscimento laser. Oh. E una firma falsa verrebbe immediatamente scoperta. In questo caso rischiereste l'estradizione, oltre al mancato rinnovo dell'abbonamento alla vostra amata rivista. D'accordo, se le cose stanno così, cercherò di far firmare il mio adorato Alonso morente. Venga. Alonso, c'è qui la signorina per il rinnovo dell'abbonamento a Molluschi e Trattori. Dovresti mettere una piccola firma, pensi di farcela? Una firmata qui sotto, prego. Alvaro! Enzio! Brut! Enzio! Brut! Alvaro! Alvara, Brut! Enzio, Brut! Alvara, Enzio! Eccoci! Fermate quell'impostrice! Ma dico, ma c'è, di cosa è successo? Guarda cosa stavo per sottoscrivere questo poveraccio! Io sottoscritto Alonso Plumbel. Cedo tutti i miei averi e danari a mia figlia Rebecca Plumbel e non a mia moglie madre Giacchia! Capisci, Giacchia, questa ragazza non è della rivista Molluschi e Trattori. È Rebecca, la figlia ripudiata di Alonso! Ah, tu! Viscida vacca spugnosa!
Bene, ora che ci siamo ritrovati posso dirvi il motivo per cui siete qui. Su, Enzio, non tenerci sulle spine. Bene, innanzitutto sedetevi. Enzio, temo di essere già seduta. Cosa? Tu sei già seduta? No, no, non ti preoccupare, posso rimediare. Bene, ora va molto meglio. Vi ho fatto venire qui perché ho bisogno di voi. Ho deciso di intraprendere una nuova attività e per fare questo ho bisogno del vostro aiuto. Bene, e di che cosa si tratta? Innanzitutto devo fare una scelta, perché solo una di voi potrà affiancarmi. E sentiamo, da cosa dipende questa scelta? Mi affiderò al caso. Oh, bene, Brut. Tu sarai la mia nuova collaboratrice. Per quanto riguarda te, lurido verme sputarogne, puoi anche andartene. Sei disonesto, Enzio. Hai truccato il giardiniere. Non dire sciocchezza, Alvara. Solo perché hai perso non vuol dire che ci siano stati degli imbrogli. E adesso fatti da parte. Su, batti! Enzio, hai davvero truccato il giardiniere Manolo? Certo. Lui non tradirebbe mai su Minicactus. E perché lo hai fatto? È un segreto. Il vero naso di Alonso era ormai stato impiantato come pinna sul dorso di un alligatore nano muschiato. Capisco. A questo punto non mi restava che acquistare una protesi. E quindi? L'unico problemino, che a mio avviso può essere anche un vantaggio, è che insieme al naso ho dovuto acquistare anche altri pezzi. Sai, un'offerta promozionale. Certo. Come puoi notare, si tratta di un monoblocco. Al prezzo di un naso c'è anche un gustoso paio di baffi e degli occhiali retrogradi che rendono l'innesto sicuramente più stabile. Grazie, medico Maceti. Lei mi ha salvato la vita. Hai visto, Alonso? Hai risolto il tuo problema nasale. Sei contento? Sì, certo, mamma. Anche se con questi occhiali retrogradi mi gira un po' la faccia. Non preoccuparti, Alonso. Ti abituerai. Medico Maceti, potrebbe venire un attimo di là con me? Julius, mio fratello, perché mai hai salvato Alonso da morte certa? Giacchia, sapevo quanto ci tenevi alla morte di tuo marito, figlio Alonso, ma non ho saputo desistere, ero stato io a ridurlo così. E poi quella protesi era così simpatica. Guarda come buffo, è davvero buffo. Sono contento che tu faccia parte del mio team. Grazie alla tua collaborazione potremo dar vita al mio grande e unico progetto. Ma Enzio, ora che sono stata scelta, posso sapere di cosa si tratta? È un segreto. Enzio, piantala con questi segreti. Dimmi una volta per tutte che cosa hai in mente. E va bene, Brut. È una cosa che riguarda noi due. Noi due? E che cosa di preciso? È un segreto. Enzio, io sono disposta a fare questa cosa con te, ma tu devi parlarmene. Altrimenti come posso io occuparmene se tu non parlarmene? Quando sarà il momento parlartene. Per ora sappi che ho solo bisogno del tuo aiuto. E va bene, Enzio. Giacchia? Giacchia, amore mio, dove sei? Eccomi, Alonso caro. O che succede? Credo di avere problemi di risonanza. Ma che dici? Non senti la mia voce? Oh, certo che la sento.
Non credi che abbia qualcosa di strano? È la tua solita voce noiosa, Alonso. Ma Giacchia, madre mia, non senti che c'ho il riverbero? Sì, Alonso. Il medico Macetti mi aveva avvisato che sarebbe successo e per via di quell'orribile naso cavo. La protesi lascia filtrare i suoni che rimbalzano e rimbombano all'interno di tutto il tuo cranio vuoto, è normale. Davvero? Sì, senti. Ecco. Wow. Sì? Pare vi siano dei segreti. Bene, ora possiamo incominciare a parlare di affari. Ma intendiamoci, quello che ti dirò deve rimanere tra noi due. Non preoccuparti, Enzio. Perfetto, sarò breve. Vedi, ho una mezza idea di spostare il divano. Spostare il divano? Ma è geniale. Infatti, per questo ho pensato a te. Perché tu hai le braccia forti. Alvaro non era altro che una cilice impertinente. E come hai progettato di spostarlo? Semplice. Noi useremo le nostre mani per alzarlo. Lo solleveremo e lo trasleremo da là a lì. Sarà una gioia. Una gioia visiva. Enzio, tu mi fai rivivere l'amore. Aspetta però, prima facciamo il nostro dovere. Non credo che questa cosa possa avere luogo. Medico Macetti! La mia delusione dilaga. Aspetta, posso spiegarti tutto. Non c'è niente da spiegare, Brit. So solo che stavi per spostare un divano con questa faccia lessa. Tanto mi basta. Medico Macetti, non è come pensa. Era solo una questione immobiliare. Enzio, mi hai gabbato. Hai gabbato i miei sentimenti. Non posso credere che tu mi abbia gabbato. Esattamente come credevo. No, ma non è così. Non aggiungere altro, Enzio. Vieni via, donnaccia d'arredamento. Però proprio dove volevo spostarlo. Sapevi a cosa andare incontro e sapevi che non lo avrei accettato e tu ti giuro quanto ho penato. Se avessi capito subito quanto ti stava a cuore la cosa, di certo non avrei mai... Bus, vigliacca, sai raccogliere semi solo a chi semina, ma alla vita mia ci pensi tu, io? Alonso, io l'ho fatto per il mio bene e lo rifarei. Ah, beh, accomodati pure allora. Se le cose stanno a questo mondo, potrei anche azzardarmi a chiedere il divorzio. Alonso! E se tu che come sai, tu non puoi far finta di dirmelo quando non lo sai per tu per me. Senza che dirtelo non posso dirmelo, come mai tu... Giacchia, tu... Ah! Oh, ben ti sta, brutto ceffo! E non aspettarti il mio aiuto, sai? La furia dei miei nervi mi ha provocato uno strappo collare. Dammi sostegno, madre! Alonso, non posso e soprattutto non voglio aiutarti. Ma Tension Resolver può. Grazie alla sua formula filoflemmatica, Tension Resolver è ideale per attori alle prese con scene di forte pathos. Elimina la tensione emotiva ed allevia eventuali torcicolli e strappi muscolari dovuti a esasperate torsioni del corpo in scena. Non te lo meriteresti. Grazie, madre. E grazie Tension Resolver. Vogliamo tornare a scannarci, Alonso? No, mamma, fondiamoci nell'amorevole tranquillità che ci è consona. Oh.
Medico Maceti. Così tu vorresti nel letto con mia moglie? No, medico Maceti, è sua moglie che vorrebbe venire a letto con me. Dunque, Enzio, mi stai dicendo che non sei tu che vuole andare a letto con mia moglie, ma è mia moglie che vuole venire a letto con te? No, medico Maceti, io non voglio andare a letto con lei, è lei che vuole venire a letto con me. Io? Io non ho nessuna intenzione di venire a letto con te. No, lei è sua moglie. Io e mia moglie a letto con te. Ma no, è lei che vuole venire a letto con me, ma io non voglio. Come mai? Cos'è che non ti piace in me? Lei è un vecchio putrido. Quindi non vuoi venire a letto con me? No, non è che non voglio venire a letto con lei. Aha. Ma no, dicevo, è che non voglio andare a letto con sua moglie. Quindi vuoi venire a letto con me? Beh, così, su due peli. D'accordo. Senta, medico, sono venuto a farmi visitare perché ho degli sporadici attacchi di colera. Ah, quindi lei soffre di colera intermittenza? Purtroppo sì. Eppure non si direbbe, lei è così profumo. Bah! Ma che cos'è questo tanfo mefitico? Ha visto, medico? È terribile. Bah! Non lo so, Giacchia, non so cosa mi prende. È un periodo difficile. Non sei più quello di una volta, Alonso. È inutile negarlo. Giacchia, credimi. Io resto sempre il tuo amato figlio amante. A volte posso comportarmi in modo strano, ma in fondo... No, Alonso! Il tuo comportamento mi turba. E in effetti, anch'io stento a riconoscermi. Giacchia, i tempi passano. E anche tu, sebbene bella, mi appari un'anitra. Parla per te, ragno secco! I tuoi toni mi deludono, Giacchia. Come puoi apostrofarmi in questo modo, anitra? Ti dico che ti trovo diverso. Sarà per via di quel tuo nuovo naso. Ma in realtà questo è il mio vecchio naso. Il medico Maceti è riuscito a recuperarlo dal dorso dell'alligatore, poco prima che ne facessero una borsetta da passeggio. Forse hai ragione. La verità è che mi ero affezionata a quell'orrenda protesi. Ti rendeva più attraente. Se vuoi, all'occorrenza posso indossarla. Oh, mettitela ora. Eccomi a te, amore. Oh, wow, wow! Sei un tigre baffuto! Oh, wow. Oh, mi dai l'amore! Sì. Oh. Tigro, tigro! Oh. Allora, medico Maceti, mi vuole spiegare di che si tratta? Credo che sia l'interazione tra i suoi vestiti e il suo corpo a provocare l'intermittenza colerica. Per guarire dovrà rimanere completamente nudo. Non c'è problema. Con il mio corpo nudo ci lavoro. E che lavoro fa? Faccio l'amante a domicilio. E che cosa ne dici di uno straordinario? No problem, baby. Alonso. Ah, sei tu, Enzio? Sì, sono io, Enzio. Dimmi, Enzio. Ultimamente mi sento un po' solo. Anna Lucia è schiattata. Mara mi ha lasciato dopo che l'ho sgridata sulle modalità di smaltimento del piccolo Maria. Ho cercato di concupire un vecchio putrido, ma non ha funzionato. Ho addirittura comprato un altro giardiniere Manolo, ma anche in due non sono di tanta compagnia. Vengo subito al dunque, Alonso.
Cosa sono questi fischi festosi? Proprio quello di cui volevo parlarti, Alonso. Ho intenzione di indire un cerimoniale festoso nella mia dimora. Quando? Questa sera, domani. Dillo anche a Giacchia, Senz'altro, Enzio. Ah, dimenticavo. Se vuoi porta anche Manolo, così fa conoscenza con i miei. Va bene, Enzio. Allora ci vediamo domani stasera. A presto, Alonso. Bene. Vediamo se ho invitato tutti. Allora, Alonso, sua madre, cioè sua moglie Giacchia, il suo amante Jonas, ovvero il finto padre di Alonso, suo fratello che mi amante Medico Maceti, la sua consorte che mi spasimante Brut, il killer Bruno Salvare e qualche Manolo. Dovrebbero esserci tutti. Enzio, non credo di aver dimenticato qualcuno. Ma papà, tu sei dentro di me, che senso avrebbe aggiungere un altro coperto? Di certo l'invito galante non mi dispiacerebbe. Va bene, papà. Voglio venire a cena da me domani stasera? Va bene, Enzio. Mi aspetto. Medico, cosa ha detto questi suoni atroci provenienti dal suo cavo orale? Prego, si accomodi. Spruzzimi la rotomilica, c'è come l'animo del cuore. Medico, si dia una calma. Quella sgualdrina. Cos'è mai accaduto, medico? Mia moglie Bruce la intende con omone marrone. E allora, dov'è il problema? Anche mia moglie se la intende con un omone marrone. E chi mai? Jonasat, mio padre. Jonasat è l'amante di mia moglie. Allora vorrà dire che mio padre è l'amante di sua moglie, oltre che di mia moglie, che sarebbe anche mia madre. Dunque, se ho capito bene, tu ami Giacchia, lei ama Jonasat. Jonasat ama Brut, ma di certo Brut non ama me. Medico, lei deve avere pazienza. Tutto si risolverà. Tutto quanto si risolverà. Certo che si risolverà. Medico, ma lei è impazzito. Per queste cose c'è il killer Brunos. No, Alonso, a questa faccenda ci penserà il killer Julius. Ok, è tutto pronto per la cena festa. Giacchia, Alonso, benvenuti. Enzio, che piacere avere la tua vista. Sei più bello di mai, Enzio. Oh, 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 oh. Prego, disponetevi. Avete fatto bene a portare anche il vostro giardiniere. Manolo, su, coraggio, socializza. Enzio, dove sono tutti gli altri invitati? Dove sono? Giacchia, tu ne sai qualcosa? Dove sono gli altri tutti invitati, Enzio? Beh, di certo non sono qui. Che festa di cacca, Enzio. Già, è proprio una festa fecale, Enzio. Giulio, sei tu. Ah, com'è bella la vita. Brut, ho appena ritirato la posta e ho trovato questa. Ti hanno di nuovo licenziato? No, è una fattura per l'ammontare di 31.900 euro. Caspita, devo ricordarmi di spegnere la luce del tinello quando vado a dormire. Smettila, non si tratta di dispimbi luminosi. Questa è una fattura amorosa. Nello scherzetto con l'omone marrone ci è costato caro.
Julius, io non so nulla. Di certo non sapevi quanto mi sarebbe costato. Iave mammar diese sache, son man immer frage di preise vorher, ja? Cosa? Ja, du hast gut verstanden, meine dumme Frau. Amore, non ti capisco, che cosa ti avviene? Brut, quando si fanno queste cose bisogna prima chiedere il prezzo. Perdonami, amore, non accadrà mai più. Da domani sono tariffe convenienti. Oh, meine liebste Frau. Mia gattina. Sembra proprio che questa festa non decolli, Enzio. Beh, nel frattempo potrei offrirvi qualcosa da bere. Enzio, non credo che sia il caso di continuare. Un gingerino? Enzio, la festa è fallita. Accettalo e riponiti nel letto. Va bene, vi ringrazio per la vostra sincerità, amici. Vi accompagno all'uscio? Ecco, si accompagna all'uscio, Enzio. Manolo? Manolo! Scusatemi. Beh, che dire, Enzio. A presto e non fare tardi. Oh, scusa. Eccomi qui. Beh, buonanotte, amico mio. Notte. Noi andiamo. Ciao, ciao, Enzio. È stato offerto da Giardiniere Manolo. Spruzza, spazza, annaffia, cura le piante e funge da capro espiatorio. Discreto, silenzioso e multiuso. Giardiniere Manolo, sponsor ufficiale della soap opera Intralcio. È un giorno come tanti sul set della soap opera Intralci. Il regista peloponneso dirige con maestria e classe i formidabili attori Nick Malanno e Lina Dirsivoglia. Sebbene molto esigente, Ponneso si dimostra magnanimo e gentile sia con la troupe sia con gli attori. Ma ben presto qualcosa di drammatico sconvolgerà l'armonia del set. È lo schippetto giusto? A causa di un motivo inspiegabile, l'attore Nick Malanno incappa in un problema vocale. Azione! Che nome fantastico, Ezio. Sono contento che ti piaccia. Solo se ti posso dare dal punto, Nick, faceva schifo. L'attore Nick Malanno non riesce a pronunciare la parola contento nella maniera corretta. Sono contento che piaccia. Ma che cazzo c'hai? Ma mi sembra tutto giusto, Pelo. La tensione aumenta e all'ennesimo errore Ponneso va in bestia, mandando via Malanno in malo modo. E l'unica soluzione che si prospetta per la continuazione delle riprese è una controfigura vocale. Viene dunque contattato Ivo Avido, famoso stuntman vocale, che in poco tempo indossa i panni del malcapitato Nick. Sono contento che ti piaccia. Ma dopo poche battute, ecco di nuovo il dramma. Non credi che siamo una famiglia felice? Felice, felice. L'attore Ivo Avido non riesce a pronunciare la parola felice. In preda a forte rabbia, il regista Ponneso manda via anche Avido e ripristina il buon vecchio Nick Malanno. Adesso giriamo con Nick. Senza delle piccole incomprensioni. Per la soap opera Intralci non si è trattata di una giornata felice. Felice.